credevo nell'attività sportiva, quindi quando mi sono accorto che non solo il doping c'era, ma che era organizzato direttamente dalle istituzioni e che quantomeno lo tolleravano, questo mi è sembrato incredibile. Ho pensato di, come addetto ai lavori, perché ero allenatore della squadra nazionale, quindi mi facevano direttamente le proposte di dopare gli atleti della squadra nazionale, ho pensato di farlo capire all'esterno. E lì diciamo, lo scontro è salito di livello, perché chiaramente non accettavano di vedere incrinata l'immagine. E mi ricordo la prima volta che feci un'intervista in cui dissi che il doping purtroppo era diffuso e anche in Italia, il presidente della Federazione Italiana mi chiese di smentire l'intervista. Io non la volli smentire e da lì. Ti hanno fatto fuori.